Venerdì alle 23 su Tele Monte Carlo, la TV del 90. Buonasera. Il governo italiano ha ottenuto oggi la fiducia sull'articolo 4 della legge sulle autonomie locali. Subito dopo il governo ha superato lo scoglio di due votazioni a scrutinio segreto, ottenendo l'approvazione anche dell'articolo 9 della stessa legge. L'esito positivo del voto a Montecitorio non ha però placato le tensioni tra le forze di maggioranza. È una farsa, a questa farsa io non partecipo. L'intervento del comunista Pajetta è stato solo l'ultimo di una lunghissima maratona del dissenso durata tutta la notte e l'intera mattinata. Le opposizioni parlamentari hanno infatti usato l'arma dell'ostruzionismo per protestare contro la questione di fiducia che il governo ha stabilito di porre sull'articolo 4 della legge sulle autonomie locali, articolo che mantiene in sostanza l'attuale sistema elettorale. La votazione a scrutinio palese per appello nominale che doveva svolgersi in mattinata è perciò slittata fino alle 2 del pomeriggio per concludersi con un risultato già scontato. Con 353 voti favorevoli, 112 contrari e 2 astensioni, la Camera ha dato il suo assenso. Superato lo scoglio dell'articolo 4, è molto probabile che il governo debba porre ancora la questione di fiducia. Ci sono infatti altri 4 articoli del disegno di legge contenenti materie elettorali. Non è nemmeno da escludere che si debba ricorrere alla fiducia anche per il voto finale. Le opposizioni hanno già minacciato che se davvero Andreotti dovesse ancora ricorrere alla fiducia, la battaglia sarà durissima. Le votazioni sugli altri articoli della legge proseguiranno la settimana prossima a partire da martedì pomeriggio. Ma al di là del voto alla Camera, il quadro politico italiano continua a registrare il malessere tra i partiti della maggioranza. Lunedì il segretario della Democrazia Cristiana, Arnaldo Forlani, affronterà in direzione la delicata situazione venutasi a creare nel suo partito dopo le dimissioni in massa dei rappresentanti della sinistra DC. Non ci debba essere nessuna meraviglia. Avvicinato questa mattina dai giornalisti a Montecitorio, Forlani ha detto di attendere dalla sinistra DC spiegazioni per questa rottura. Il segretario democristiano ha lasciato comunque intendere che esistono margini di trattativa. Di tutt'altro avviso è apparso il vice segretario dimissionario Guido Bodrato. Ieri notte, al termine della riunione della sinistra democristiana, Bodrato ha detto che lunedì in direzione la sua corrente non ritirerà le dimissioni dagli incarichi di partito, a meno che non sia sancito un reale cambiamento di linea politica e di gestione della Democrazia Cristiana, alludendo alle manovre interne al suo partito che hanno portato alla caduta della giunta di Palermo. Nella riunione di ieri è stata ventilata anche la possibilità di dimissioni dal governo dei ministri della sinistra DC, gli unici rimasti in carica insieme al presidente del partito Ciriaco De Mita, il quale ha fatto sapere che presenterà le dimissioni davanti all'organo che lo ha eletto, il Consiglio Nazionale. I socialisti, per bocca di Giuliano Amato, hanno avvertito che non accetteranno ripercussioni sul governo per vicende interne alla Democrazia Cristiana. La giunta di Palermo, ha detto Amato, era anomala e per questo è caduta. Tra questo fatto e la messa in discussione del governo, il passo, ha concluso Amato, è molto lungo. L'imprenditore Silvio Berlusconi è da oggi alla testa della casa editrice Mondadori. Nel pomeriggio è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione. Si chiude così un capitolo della lotta con Carlo De Benedetti per la supremazia della casa editrice. La CIR di De Benedetti fa sapere che giudica illegale l'operazione. Stessa valutazione esprime il direttore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, in un articolo che sarà pubblicato domani. Scontri parlamentari, proteste contro le concentrazioni editoriali, giornalisti ammutinati, alleanze politiche che scricchiolano. Sul volto del neopresidente non c'è traccia di tutte queste conseguenze provocate dalla sua scalata alla Mondadori. Cercheremo di sviluppare delle sinergie che siano utili alla Mondadori ed utili a noi. L'antefatto è la nomina stamattina a Segrate del Consiglio di Amministrazione, l'organo motore della società. Sono dell'asse Berlusconi, Formenton, Mondadori, 12 dei 15 consiglieri proposti dall'AMEF, la finanziaria che controlla la casa editrice. La famiglia torna in sella, commenta Luca Formenton. Leonardo Mondadori si esprime già in termini televisivi. È un senso di playback, cioè come vedere la storia di un anno e mezzo fa rivista per fortuna dalla parte giusta.
Secondo atto, Silvio Berlusconi assume fisicamente, dopo che finanziariamente, la veste di riunificatore della famiglia. Il consiglio d'amministrazione lo nomina presidente e su sua proposta Leonardo vicepresidente e Luca vicepresidente vicario. Berlusconi ha negato che l'operazione sia animata da interessi o pressioni politiche. È un'operazione esclusivamente imprenditoriale, ha detto, ed ha aggiunto che non c'è neanche il rischio di concentrazioni. Semmai si tratta di un riassetto societario. Cercheremo di fare il meglio senza nessuna ostilità preconcetta nei confronti di nessuno. Non abbiamo nessuna rivincita da prendere. E anche per certe vicende per cui addirittura qualcuno si è definito nemico dell'editore ricordando di averlo attaccato negli ultimi 5 o 6 anni. Il messaggio sembra indirizzato al direttore e fin qui anche editore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, un giornale che Berlusconi ha fatto capire di non voler cedere neppure nell'ipotesi che vada in porto l'accordo con De Benedetti messo a punto da Mediobanca. E mentre a Milano si decideva il futuro della Mondadori, a Roma il direttore della Repubblica, Eugenio Scalfari, era qui alla Confindustria per un seminario sulla politica e l'economia in Italia. Direttore, su queste vicende odierne della Mondadori ci può dire qualcosa, può fare un commento? No, io l'ho fatto sul giornale che esce domani, quindi vedete quello e lo trovate. Per mandarlo in onda questa sera ci può riassumere qualcosa? Viene dato stasera alle agenzie. Per la televisione nulla? Credo che vada anche in televisione. Eh sì, ma noi abbiamo bisogno delle immagini, della parola. No, la parola no. Io sono uno che lavora sulla carta stampata. La televisione non l'interessa? No, mi interessa molto. Pochi minuti e le agenzie battono il contenuto dell'editoriale che domani sarà sulla prima pagina della Repubblica. Da questo momento, dice Scalfari, la direzione di Repubblica considera come proprio esclusivo editore il consiglio di amministrazione della società editrice del giornale, presieduto da Piero Ottone, e non riconosce al di fuori di esso alcun altro referente. È la rottura completa tra il nuovo vertice della Mondadori e la direzione di Repubblica. La guerra è aperta. Intanto in Italia Confindustria e sindacati hanno siglato questa sera a Roma l'accordo sul costo del lavoro. L'intesa è stata raggiunta al termine di una riunione fiume durata più di 8 ore. Si chiude così una lunga trattativa che proprio nelle settimane scorse si erano infiammate per le polemiche tra le parti in vista dell'imminente avvio della stagione di rinnovi contrattuale nel settore dell'industria. E passiamo alle tensioni in Unione Sovietica. In Azerbaigian la giornata è stata di relativa calma dopo la battaglia di ieri nel porto di Baku. Il portavoce del Ministero degli Esteri sovietico, Gennady Gerasimov, ha annunciato che è stata sospesa l'evacuazione dei cittadini russi della capitale azera. Sono stati gli stessi gruppi nazionalisti, secondo Gerasimov, a chiedere la fine dell'esodo. Sono bastati 40 minuti alle truppe sovietiche per demolire ieri sera l'avventuroso blocco navale degli azeri nel porto di Baku, ma la capitale dell'Azerbaigian resta una città risentita e ostile. Il dolore e la rabbia si raccolgono intorno alle moschee, dove i gruppi nazionalisti, ormai nella clandestinità, fanno proseliti. Per le strade tutti i segni della battaglia di venerdì scorso. I 30.000 soldati inviati da Mosca devono guardarsi dalle azioni di guerriglia. Ieri è stato arrestato il capo delle milizie nazionaliste, Ali Zadeh, catturato da un commando durante la battaglia del porto. Ma vi sono anche i primi segnali di un possibile dialogo. Il portavoce del governo sovietico ha detto che si è interrotto l'esodo dei cittadini di origine russa che nei giorni scorsi a migliaia hanno lasciato Baku nel timore di rappresaglie. Secondo Gerasimov, il Fronte Popolare Azero ha garantito che nulla accadrà ai russi rimasti in città, il che potrebbe indicare appunto l'inizio di una trattativa. Nella capitale azera da ieri vi sono alcuni tra i più alti esponenti del vertice sovietico, tra cui il conservatore Ligachev. Tutti al capezzale del Partito Comunista Azero, che da ieri ha un nuovo segretario, Ayaz Mutalibov, attuale primo ministro dell'Azerbaigian, che sostituisce il vecchio leader Vezirov, espulso dal partito per indegnità. Adesso un minuto di pausa prima di altre notizie italiane. In primo piano l'occupazione dell'università e i sequestri di persona. Esattamente 2 anni fa fu rapito Carlo Celadon. Dionne Warwick. 12 anni di successi in un grande disco. Dionne Warwick Greatest Hits, CD, album, cassette da collezione.
Lo riconoscete? È Rockwatch Tissot in madreperla. Schierita nell'avvertenza bancari in Italia, i sindacati hanno accolto oggi la proposta di mediazione del ministro del lavoro Carlo Donat-Cattin. Il sì incondizionato delle cinque organizzazioni di categoria ha accolto lo schema di contratto quadro del ministro che riguarda 320.000 bancari italiani. La situazione nelle università italiane. A Palermo sono salite a 8 le facoltà occupate. Oggi gli studenti hanno bloccato anche la sede del rettorato e la facoltà di economia e commercio. A Roma invece, finita la festa con maschere di carnevale e satira politica, oggi è stata una giornata di riflessione per il movimento studentesco. La statale di Milano invece è in pieno fermento. Domani armatevi di libretto perché solo così si entrerà. Con queste parole la presidenza dell'Assemblea della Statale di Milano si è aggiornata. A colpi di libretti universitari quindi domani Milano si pronuncerà sulla protesta in corso. La decisione è stata presa per via delle infiltrazioni di studenti di altre facoltà al momento del voto sulle forme di lotta da intraprendere contro la riforma Ruberti. Stamattina, mentre gli studenti discutevano dentro l'università, davanti all'Ateneo i dipendenti universitari aderenti a CGIL e CISL e UIL hanno espresso la loro adesione alla contestazione degli studenti e poi hanno dato vita ad un corteo nelle vie del centro. Una presa di posizione di segno opposto viene invece dai 91 docenti delle facoltà di Padova e Bologna e del Politecnico di Torino che hanno firmato una lettera aperta al ministro Ruberti dove gli esprimono preoccupata solidarietà per la sua opera a favore dell'università italiana. E lui, il contestato autore della riforma universitaria, continua a dare la massima disponibilità al dialogo con tutti, a patto che si svolga fuori dalle università occupate e soprattutto senza rinunciare al disegno di legge sull'autonomia degli Atenei al vaglio del Parlamento. È tuttora in corso nel bosco di Accettura, a Matera, una vasta battuta delle forze dell'ordine alla ricerca di Cesare Casella. Una telefonata anonima infatti aveva ieri avvertito che il ragazzo, sequestrato il 19 gennaio dell'88, era stato liberato proprio nel bosco. Intanto ad Arzignano, nel Vicentino, si sono svolte manifestazioni di solidarietà per Carlo Celadona, rapito il 25 gennaio di 2 anni fa. Nessun discorso ufficiale, solo un silenzio di mezz'ora denso di significato. 2000 persone, silenziose e composte, sono sfilate questo pomeriggio per la via di Arzignano per manifestare la loro solidarietà alla famiglia di Carlo Celadona, 21 anni, sequestrato il 25 gennaio di 2 anni fa. La manifestazione è stata voluta e organizzata dai compagni del liceo scientifico frequentato dal giovane. Gli studenti del Vicentino, questa mattina alle 8.30, hanno osservato 5 minuti di silenzio per ricordare Carlo. Quindi si sono dati appuntamento nel pomeriggio in Piazza della Libertà. In segno di solidarietà i commercianti durante la manifestazione hanno chiuso i negozi, nei bar insegne spente in concomitanza con la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. All'ordine del giorno il sequestro Celadona. Manifestazione che mi ha fatto molto piacere perché credo, non ho visto, mi hanno detto che è stata una manifestazione di una grande solidarietà umana. Certamente penso che serve a dare un po' di tono alla nostra, a sopravvivere, a me e alla mia famiglia in sostanza. In Italia è improvvisamente ripiombata nel buio l'avvertenza per il rinnovo del contratto della sanità. Ai sindacati che questa mattina si sono presentati al Ministero della Funzione Pubblica è stato detto che non c'era nessuna trattativa da aprire, ma che dovevano semplicemente ritirare il calendario dei lavori. I sindacati di categoria si sono detti preoccupati di questo metodo e hanno convocato un direttivo della Cosmed per giovedì prossimo. E intanto si preparano 2 giorni di paralisi per il trasporto ferroviario. I macchinisti dei Cobas e quelli autonomi bloccheranno i treni dalle 14 di domenica alla stessa ora di martedì 30 gennaio. L'ente Ferrovie ha predisposto un piano di emergenza che dovrebbe garantire i treni a lunga percorrenza.
A Roma oggi i lavoratori edili in sciopero per richiamare l'attenzione sui problemi della sicurezza nei cantieri dei mondiali di calcio. L'agitazione di 4 ore dalle 8 alle 12 è stata proclamata da CGIL, CISL e UIL. In concomitanza con lo sciopero si sono svolte due manifestazioni, una alla stazione Ostiense e l'altra allo stadio Olimpico. Sotto accusa la scarsa sicurezza dei cantieri, costata sinora la vita a 11 persone e ritmi di lavoro. Ritmi che, stando ai sindacati, prevedono anche un impegno di 18 ore su 24 e di 60 ore di straordinario settimanale. Nuovi provvedimenti in Italia per fronteggiare l'emergenza inquinamento nelle grandi città. La Giunta Comunale di Torino ha deciso oggi la circolazione a targhe alterne per 4 giorni, a partire da sabato prossimo 27 gennaio. Fino a martedì, dunque, le automobili circoleranno secondo il criterio dell'ultima cifra, pari o dispari. Sabato, dopo domani, potranno circolare le vetture con targhe dispari. Intanto, a Milano sta cominciando a piovere e le previsioni per il fine settimana indicano brutto tempo. È una buona notizia sul fronte della lotta all'inquinamento nel capoluogo lombardo. Il telegiornale continua con altre notizie internazionali. Da oggi il Papa è in Africa per un viaggio pastorale che durerà fino alla fine del mese. Your style is coming your way now. Tomorrow's look is here today now. It's your time to fly with a Vectra now. It's a Vectra now. Opal Vectra now. Look at Opal now. Look at Opal now. Freschezza da baciare. Lui è un tipo completamente pazzo. Ha degli amici pazzi e una donna pazza di lui. Perciò faranno una pazzia. Tra poco mi sposo. Ma prima ci vuole una pazza. Pazza festa per dare un folle addio al celibato. Oggi alle 20:30. Papa Giovanni Paolo II ha iniziato oggi a Capo Verde il suo 8° viaggio pastorale in Africa. Si tratta del suo 6° pellegrinaggio nel continente nero e della 45esima missione fuori dall'Italia in 11 anni di pontificato. Il rientro del Papa in Vaticano è fissato per il 1° febbraio prossimo. L'uomo dall'abito bianco sulle rive del deserto. È questo infatti il significato della parola araba Sahel, che indica la regione subsahariana tra le più povere del mondo, in cui Giovanni Paolo II percorrerà oltre 14.000 chilometri in 8 giorni. Prima tappa è l'arcipelago di Capo Verde, un'eccezione nel continente nero con il 90% della popolazione di fede cattolica, ma governato da un regime socialista. 2 giorni dopo il Papa si sposterà nella Guinea-Bissau per proseguire poi verso il Mali, il Burkina Faso e il Chad. Tutti i paesi a maggioranza musulmana, accomunati dal dramma della siccità e della carestia. E il messaggio pastorale del Papa polacco in questo viaggio è soprattutto un appello, come quello lanciato esattamente 10 anni fa dallo stesso Burkina Faso. Non abbandonate l'Africa, proprio adesso che tutta l'attenzione dei paesi occidentali è puntata sull'Europa dell'Est. Medio Oriente, il ministro degli esteri israeliano Peres è rientrato a Gerusalemme dopo il colloquio al Cairo con il presidente Mubarak. Peres ha definito molto positivi gli incontri con il leader egiziano e si è detto ottimista circa la possibilità, in tempi brevi, dell'avvio di un dialogo israelo-palestinese. Le dichiarazioni di Peres al Cairo, nelle quali si ventilava la possibilità di partecipazione ai colloqui anche di palestinesi espulsi dai territori occupati, hanno scatenato la reazione del premier Shamir. Il leader conservatore ha affermato che il ministro degli esteri e capo dei laburisti non era autorizzato dal governo a modificare le posizioni già assunte circa l'avvio di negoziati sui territori occupati. Intanto in Libano l'aviazione israeliana è tornata a colpire per la 3ª volta in 7 giorni le basi palestinesi. Nei pressi di Sidone 4 cacciabombardieri hanno attaccato le posizioni del gruppo di Abu Nidal, Fatah, consiglio rivoluzionario. Signora il numero delle vittime. L'azione israeliana viene interpretata come una rappresaglia per l'uccisione di un colonnello delle truppe di Gerusalemme, avvenuta nei giorni scorsi e rivendicata dal gruppo di Abu Nidal.
La Gran Bretagna meridionale è sconvolta da oggi da un vero e proprio uragano che ha già provocato una trentina di morti, numerosi feriti e danni incalcolabili. Venti di oltre 180 km all'ora hanno spazzato via alberi, tetti e cartelloni pubblicitari. La polizia di Londra ha lanciato un appello alla popolazione perché eviti di uscire di casa. Molte le linee ferroviarie interrotte, numerose navi e traghetti in servizio nel canale della Manica hanno lanciato segnali di allarme. Anche la nave italiana Po ha avuto stamane gravi difficoltà per le pessime condizioni del mare, forza 11 al largo della Bretagna francese. Un altro grave lutto nel mondo del cinema: si è spenta oggi a Londra Ava Gardner. Proprio ieri aveva compiuto 68 anni. La salma dell'attrice verrà tumulata nella cappella di famiglia Smithfield, nello stato americano del North Carolina, dove era nata. Ava Gardner, la diva. Quando quella ragazza di campagna partì per un viaggio a New York, nessuno poteva immaginare che per lei si sarebbero subito aperte le porte di Hollywood e che il già ricco firmamento americano avrebbe avuto in lei una delle star più brillanti, capricciose e inquiete. In quella sua bellezza bruna e altera, negli splendidi occhi magnetici, gli impresari vedono l'incarnazione della femme fatale. Fin dal suo primo film, Gangster, del 1946, Ava Gardner è la donna destinata a suscitare grandi passioni e invincibili odi. E questo anche nella vita privata, un susseguirsi di amori e unioni tempestose. Dal primo marito, l'attore Mickey Rooney, sposato a 20 anni, divorzia appena un anno dopo. Le cronache che segnalano l'inarrestabile ascesa della diva sono anche puntuali resoconti dei suoi flirt, snobismi mondani, altri matrimoni, quello con il musicista jazz Artie Shaw e poi Frank Sinatra. I titoli dei suoi film sottolineano tutto questo in un continuo rimando tra carriera e vita privata. La Maya desnuda, la Contessa scalza, ma tra le migliori interpretazioni di Ava Gardner c'è, oltre al Sole sorge ancora, L'uomo dei sette capestri, in cui impersona, con molta autoironia, proprio il ruolo dell'attrice. Nell'ultima parte di TMC News, notizie dello sport, parleremo tra l'altro del sorteggio di Coppa Italia di calcio favorevole alla Roma e del rally di Monte Carlo che si è concluso con la vittoria della Lancia di Oriol. Anteprima dai concessionari Citroën. Fino a 2 milioni di supervalutazione dell'usato per chi acquista a rate una Citroën BX e fino a 1,2 milioni per una X. Un'interpretazione eccezionale. Un'offerta irripetibile. Di nuovo insieme Citroën AX, grandiosa. E Citroën BX, straordinaria, in un'occasione travolgente. In programmazione dai concessionari Citroën fino al 31 gennaio. Altezza 7 cm, larghezza 4, profondità 1,5, chiusura a scatto. Segni particolari, nuda. Golia nuda, prendi il vizio di respirare. Con il successo della Lancia Delta del pilota francese Didier Auriol si è concluso questa mattina il rally di Monte Carlo, prima prova del mondiale. Didier Auriol, francese dall'aria simpatica alle smorfie da clown, ex conduttore di ambulanze e amante del bel guidare, ha oggi coronato un sogno. Ha saputo aver ragione di un fato che in passato era sembrato essergli avverso, in una notte che molti ricorderanno, ha sfiorato l'impossibile. Bloccato nell'ingorgo che ha causato l'annullamento della prima speciale, si è deconcentrato ed in quella successiva ha preso 10 secondi da Sainz, passato così al comando. Poi lo ha rincorso e dopo la terza prova ha azzerato il distacco. Lui e lo spagnolo erano pari. Nella prova di Leven, non senza rischiare, ha piegato l'orgoglio iberico di Sainz. Gli ha dato un secondo al chilometro e non gli ha più concesso tregua. Nella notte ha volato come mai prima, sicuro, veloce, pulito, ha dato corpo alla sua vittoria. Un successo magnifico che pur realizzato ha dell'incredibile. Tutto va bene, eh? Tutto va bene, eh? Grazie. Più bene. Sì, molto veloce la macchina, eh? Troppo veloce per noi, eh? Il francese è matto, eh? Il francese è un po' matto, eh? Sei un po' pazzo. Eh? Sei un po' fu. Chi? Tu. No. La macchina, troppo veloce la macchina. Un poco alla destra. Tutto sale la macchina. C'è qualcosa che puoi aver sbagliato? Nessuna, la macchina è andata perfetta, le gomme è andato tutto giusto, sempre noi allo stesso livello. Penso dopo questa speciale Lancia ha preso più pressione il turbo o qualcuna altra cosa, non lo so. Ce que j'ai dit à Sainz, à Carlos qui est un ami. Io ho detto a Sainz, che è un amico,
Carlos, ti giuro sulla testa dei miei figli che il primo passaggio sul Turini avevo esattamente la stessa pressione del turbo. Come ti è sembrato, Didier, questa notte? Très bien, bene, bene. Très, très concentré. E tu, che pensavi? Passa, magnifico. Incroyable. La Coppa Italia di calcio ha completato oggi il quadro della terza fase. Il sorteggio, svoltosi oggi a Milano, ha designato la Roma quale ultima semifinalista. Sarà dunque la Roma la quarta semifinalista della Coppa Italia. Oggi infatti negli uffici della Lega Calcio si è svolto il sorteggio che ha favorito la Roma sull'Inter. Purtroppo, comunque, accettiamo questo verdetto, anche se a me personalmente è molto amaro, ma non credo soltanto personalmente, penso per tutti. Andiamo quindi nel dettaglio il tabellone delle semifinali di Coppa Italia. Si giocherà il 31 gennaio e il 14 febbraio con inizio alle ore 14:30. In programma Juventus-Roma e Napoli-Milan. La tedesca occidentale Steffi Graf e la statunitense Marie-Jo Fernandez sono le finaliste del tabellone femminile agli Open d'Australia di tennis. La vincitrice della scorsa edizione degli Open d'Australia, Steffi Graf, ha guadagnato come da pronostico l'accesso alla finale, battendo in 3-7 la cecoslovacca Elena Sukova, testa di serie numero 4 del tabellone. La prestazione della tedesca non è stata però delle migliori. Dopo aver vinto il primo set 6-3, la Graf ha ceduto 3-6 la seconda partita, la prima persa in tutto il torneo. Ai numerosi falli della Graf, la cecoslovacca ha risposto con eccellenti servizi e volée. La Sukova ha retto bene fino al 5-4 in favore della Graf nel terzo set, quando, sciupate tre possibilità di raggiungere il pareggio, si è innervosita cedendo la terza partita dell'incontro. In finale Steffi Graf incontrerà la statunitense Marie-Jo Fernandez, che non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi 6-2-6-1 della inconsistente tedesca Porwick, giunta in semifinale grazie al ritiro della Sabatini. Graf e Fernandez si sono incontrate nella loro carriera 3 volte e la numero 1 del mondo non ha mai fallito. Si sono svolte oggi le prove cronometrate della discesa libera di Coppa del Mondo di sci in programma domani in Francia, in Val d'Isère. Il più veloce di tutti è stato il francese Christophe Plé con 1.53.71, secondo il canadese Félix Belzic, che ha preceduto l'azzurro Luigi Colturi. Buone le prestazioni anche degli altri italiani, Vitalini e Peratoner, rispettivamente 7° e 9°. Con la realizzazione di uno splendido record del mondo da parte dell'inglese Adrian Morehouse nei 100 metri run, sono iniziati ad Auckland, in Nuova Zelanda, i giochi del Commonwealth, le Olimpiadi dell'ex impero britannico. Prima dell'inizio delle gare, 35.000 spettatori dello stadio Mount Smart, assieme a circa 2 miliardi di telespettatori raggiunti da 30 emissioni televisive, hanno potuto assistere ad una cerimonia di apertura originalissima e di sicuro fascino. La coreografia è raccontata della storia del Sud Pacifico, dell'incontro fra gli indigeni di origine hawaiana, i Maori, e i primi bianchi e del lungo viaggio fatto in canoa con il solo aiuto delle stelle che 1000 anni fa condusse il popolo delle Hawaii attraverso lo sconfinato Oceano Pacifico fino all'immenso arcipelago polinesiano ed in quelle due grandi isole che formano la Nuova Zelanda. Ai giochi partecipano 3.000 atleti in rappresentanza di 55 paesi, un terzo dunque del mondo riunito sotto la bandiera del Commonwealth che una volta fu l'immenso impero britannico sul quale il sole non tramontava mai. Per 10 giorni questi atleti si affronteranno in 10 discipline. Per sancire il più trionfale degli inizi, subito nella prima finale di nuoto un record del mondo, ovvero un record eguagliato. In quarta corsia l'inglese Morehouse, nuotando a bracciata vorticosa, batte i due connazionali Parrick e Gillingham, eguagliando il proprio record mondiale sui 100 metri rana in 1:01:49. Tele Monte Carlo ha l'esclusiva della manifestazione. Tutte le sere, il sabato e la domenica nel pomeriggio, vi racconterà la manifestazione. Questa sera la cerimonia di apertura, un suggestivo spettacolo che invitiamo a non perdere. E in chiusura un aggiornamento sulla seduta alla Camera dei Deputati italiani. Poco fa il ministro dell'Interno Gava ha chiesto a nome del governo di porre la questione di fiducia sull'articolo 24 della legge sulle autonomie locali. Le votazioni si svolgeranno domani pomeriggio. La richiesta ha suscitato vive critiche dalle opposizioni che già avevano protestato per il voto di fiducia tenutosi oggi sull'articolo 4 della stessa legge. Bene, con questo è tutto. Per un ulteriore aggiornamento sui fatti del giorno, l'appuntamento è alle 22:25 con Tele Monte Carlo in forma. Vi auguro un felice proseguimento di serata. We'll be right back.
CBS.